Samsung QLED tecnologia Quantum Dot. Non mi ha mai convinto. Perché ce l'ho? Tre motivi. Allora, il primo è che avevo preso qualche mese fa un Samsung serie 8000 che non mi è piaciuto, non mi ha convinto per niente. Secondo motivo, piccolo incidente, si frantuma il pannello del Samsung 8000. Preventivo di spesa oltre 1000 euro? No, non ci sto, non lo riparo. Terzo e ultimo motivo, volantino Media World, Samsung QLED Q6F modello 2018, 799 euro. Non ci ho pensato due volte, ho preso le chiavi della macchina, sono sceso e ho cavalcato l'offerta. Cavalchiamo l'offerta! E siamo al TV. Io lo uso appeso a parete con il suo supporto e ho scelto questa inquadratura perché è un punto di visione tipico, postazione da divano, diciamo. Non l'ho voluto neanche mettere troppo frontale per verificare l'angolo di visione, che mi sembra ottimo rispetto al vecchio 8000. Soffrivo tantissimo, gli bastava spostarsi di 50 cm a destra, a sinistra, cambiare posto nel divano, si perdeva il nero, si perdeva il contrasto, una cosa incredibile, non me l'aspettavo, una televisione comunque di fascia alta di Samsung. Subito ho notato la mancanza del One Connect, credo si chiami così, che c'era nell'8000 e credo ci fosse anche nella versione 2017 di questa TV QLED, che è quel simpatico e pratico scatolotto che con un cavo solo si collegava al TV, ma che adesso potevi collegare tutti i dispositivi, le sorgenti, c'era l'uscita ottica, le USB, la porta Ethernet, quindi insomma era abbastanza pratico perché ti consentiva di non avere tutti quei cavi che convergevano dietro alla tua TV. E siamo al menu Home, qui la classica Smart TV di Samsung, mi piace molto, è funzionale, è pratica, è facilissima da usare. Qui abbiamo partiamo col TV Plus, che sono i suggerimenti, i trailer dei vari servizi in streaming che lui ci consiglia. Poi sotto abbiamo tutte le applicazioni, possiamo configurarlo a piacimento, aggiungere, spostare, cancellare applicazioni. Poi abbiamo anche qui le impostazioni, che in questo momento sono quelle di fabbrica, non le toccheremo adesso, successivamente andrò a fare le regolazioni, ma non oggi. Telecomando, il classico sintetico di Samsung, mi piace molto, è facilissimo da usare, è pratico, immediato, lo impari subito. Pessima la ricerca vocale, mi sembra che non azzecchi uno, magari va configurata, speriamo di poterlo migliorare. Non ha il tastierino numerico, a me non serve perché non usufruisco i servizi terrestri, non ho il digitale terrestre, uso solo i servizi streaming, Netflix, Prime Video, guardo YouTube, quindi insomma a me non mancherà sicuramente il tastierino numerico. Ci devo lavorare. Non è male questa TV, non è male il bilanciamento dei colori, è molto molto meglio dei vecchi pannelli LCD Samsung. Ripeto, ancora non ho toccato nulla delle impostazioni, ma sicuramente non abbiamo il problema che c'era prima sui rossi. Ecco, per esempio gli incarnati viravano subito al magenta, erano troppo caldi, troppo enfatizzati. Qui è tutto molto più neutro, molto più bilanciato, merito sicuramente del Quantum Dot, che filtra diversamente la luce della retroilluminazione. Niente male anche l'audio, che sicuramente manca quello che deve mancare, ma non è malaccio. Proviamo gli altri servizi in streaming. Io ho già impostato Netflix, velocissimo, immediato, molto più veloce del Sony Android che uso normalmente. Ah, tra l'altro c'è questa serie molto carina, questa Piccoli Geni, ve la consiglio. Diciamo che parte per ragazzi, per bambini e per ragazzi, ma è divertentissima anche per gli adulti, sicuramente molto molto educativa. Dio, questo posto è fantastico, è davvero troppo forte, vorrei tanto essere come lei, potrei gridare. Ecco, io noto subito questi effetti di motion blur fastidiosissimi, non so se danno fastidio a voi quanto a me, ma no, non ci siamo, va regolato. Poi abbiamo Prime Video, già inserito spero la password, no, la facciamo subito. Eccoci siamo, velocissimo sull'Android, va molto molto lento, qui mi pare molto più reattivo. The Purge è una bella serie, ve la consiglio.
e proviamo allora con qualche contenuto 4K HDR su, naturalmente su YouTube. Ecco, consigli dei video che guarda mia figlia. Niente male i bianchi, i neri naturalmente sono migliori di quello che è il vecchio pannello LED. Non tanto per la profondità, perché non è quello il guadagno, ma sicuramente sul bilanciamento, perché è un nero più neutro, quindi non virato verso il blu come invece in tutte le zone scure dei pannelli LCD classici. Comunque un nero più neutro ti dà già un senso di maggiore profondità, il contrasto è massimo, è fantastico. Proviamolo con qualche contenuto HDR 4K, qualche demo. Proviamo anche la ricerca vocale, che non è stata il massimo nel vecchio 68000. HDR 4K. L'ha preso. Allora, abbiamo tra l'altro un Samsung HDR Demo for 4K QLED TV Natura. Beh, proviamo questo qui, vediamo com'è. Non mi dispiace l'audio, lo ripeto. Allora, siamo in condizione di piena luce perché è giorno, qui è molto luminoso lo studio. Non mi pare assolutamente male. Allora, l'angolo di visione è pazzesco rispetto specialmente al vecchio Samsung, dove non ti potevi spostare di un centimetro, perdevi subito la qualità. Qui ci siamo, i neri sono sicuramente molto molto migliori dell'LCD, non all'altezza del Triluminos di Sony mi sembrano, però non è assolutamente male. Allora, non è un OLED, naturalmente non è un OLED, non sono neanche i costi dell'OLED, perché comunque siamo circa la metà di quello che costa più o meno un OLED 55 pollici oggi. A me poi sinceramente l'OLED ancora non fa impazzire, non mi convince, perché sì, il nero è il nero reale, non c'è dubbio, però tutto quello che c'è da nero a quasi nero è tutto annullato, cioè il grigio scuro, almeno in questi pannelli che ho visto ultimamente nei vari store. Non so se poi sono loro che li regolano male, aumentano il contrasto, chi lo sa, ma comunque si perde tantissimo, a parte quell'effetto memoria che ho visto in alcuni video, per esempio sul gaming non li consigliano gli OLED. Allora, a me non dispiace assolutamente questo TV Samsung, per quello che è costato rispetto a 799 euro. Non male. Allora, in conclusione due parole. Ottimo acquisto, sono soldi ben spesi, è a mio avviso il miglior prodotto da volantino, almeno per quello che riguarda le TV, attualmente in commercio. L'ho provato con la PS4, mi è piaciuto davvero tantissimo, ho cominciato anche a smanettare un po' con le regolazioni, ma devo dire che c'è ben poco da fare, perché l'ho trovato molto molto ben bilanciato rispetto anche ad altri prodotti Samsung, altri TV Samsung che avevo provato recentemente. Detto questo, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Se volete chiedermi o aggiungere qualcosa, o se è qualcosa sbagliato, indicatemelo giù nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!